croccanti fuori e morbidi dentro. Queste li faccio a Natale. Nella pentola verso 600 g di acqua, poi aggiungo due bei pizzichi di sale, poi aggiungo una spolverata di pepe, del curry, dell'aglio in polvere e della salvia essiccata. E ora mi sposto di là ai fornelli. Quindi accendo e faccio scaldare l'acqua. Quando comincia a bollire l'acqua, aggiungo la farina di mais. Questa farina di mais per polenta che cuoce in 8 minuti dal bollore. Quindi l'aggiungo tutta, mescolo con la frusta, abbasso anche la fiamma o insomma la temperatura e la facciamo cuocere continuando a mescolare a fuoco lento, mi raccomando. Sta cominciando ad addensare. Diana, quindi oggi faremo una polenta, giusto? E no, non è una semplice polenta, è qualcosa di più ed è perfetta come antipasto per Natale. Guardate che bella consistenza, la nostra polenta è pronta. Bravissimo, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Ora prendo uno stampo quadrato da 21 cm, dentro mettiamo un foglio di carta da forno e poi distribuiamo la polenta all'interno. Come vedo, Diana, la polenta è ancora calda. Esatto, bravissimo, perché la facciamo raffreddare proprio qua dentro nello stampo. Quindi ora con la spatola schiaccio bene e distribuisco la polenta uniformemente. Per fare proprio un bel lavoro uniforme e perfetto quasi, ci aiutiamo anche con un tarocco. E ora la facciamo raffreddare completamente. Nel frattempo prepariamo una maionese buonissima senza uova, quindi in un contenitore alto e stretto verso 85 g di olio di semi. Va benissimo anche quello d'oliva. Poi aggiungo 45 g di latte di soia, un pizzico di sale e ora prendo un frullatore immersione, lo appoggio sulla base del contenitore e comincio a frullare per circa 5-6 secondi finché non noto che si sta creando l'emulsione, quindi la nostra maionese è facilissima. A questo punto l'emulsione è fatta, adesso la vogliamo un po' più densa, quindi io continuo a frullare. Guardate che consistenza meravigliosa, guardate qui che cremosità. A questo punto aggiungo anche un cucchiaio di succo di limone e direi che è perfetta. E quindi ora la mettiamo in frigo per circa 10-15 minuti. Nel frattempo anche la polenta è pronta, l'abbiamo fatta raffreddare e ora la mettiamo direttamente su un tagliere. Poi prendiamo un bicchiere da circa 8 cm di diametro e andiamo a ritagliare dei dischetti. Eccolo qui, il nostro primo tortino, oppure come possiamo chiamarlo? Dateci delle idee. Tortello. Tortello, mi piace. E ora andiamo a tagliare anche gli altri. Ora spennello ogni tortino con dell'olio d'oliva da entrambi i lati. Poi prendo una manciata di farina di mais, dentro metto del rosmarino e anche del pepe. Ovviamente potete anche usare altre spezie o erbe aromatiche, usate quelle che vi piacciono. E aggiungo anche un pizzico di sale. Diamo una mescolata e ora prendo ogni tortino e lo passo nella farina di mais. Poi li metto direttamente nel cestello della friggitrice ad aria. E ora li cuocio nella friggitrice ad aria a 190 gradi per 20 minuti. A dopo! I nostri tortini sono pronti. Prima di andare a vederli, però, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, così non vi perdete nessuna delle nostre ricette e rimarrete sintonizzati su tutto ciò che facciamo, perché nel prossimo anno ci saranno tantissime sorprese per voi. 3, 2, 1. Mamma mia, senti che profumo! Profumatissimi. Prendiamone uno senza ustionarci e vediamo se è croccante. Che meraviglia! Sono croccantissimi, non vedo l'ora di addentarne uno. Abbiamo fatto raffreddare i nostri tortini e ora con la maionese che abbiamo preparato prima, intanto l'ho messa in una sac à poche con la bocchetta a stella e andiamo a creare dei ciuffetti. Poi finisco con della granella di noci sopra. E
È arrivata l'ora. Mamma mia, che croccantezza, Diana. Mamma mia, dovete farli. Eh C'è tutta la bocca sporca. sì, c'è la farina attorno. Sono buoni? Questi li farò a Natale. Sono squisiti.